Quali sono i problemi di questa zona in sommatoria? Sì, qui abbiamo dei grossi problemi, sembrano piccoli, ma sono grossi per chi ci abita. C'è l'acqua del fiume Ligatia che scorre, però c'è qualcosa che non permette all'acqua di poter andare nella canaletta e quindi nelle caditoie costruite a suo tempo. L'acqua fuoriesce da questa canaletta, visto che è ostruita, e scorre liberamente in strada, creando una zona melmosa piena di muschio, la quale ha creato delle difficoltà sia ai pedoni che ai motociclisti e alle auto che sono scivolati. E di conseguenza l'altro giorno un motociclista è scivolato facendosi male. Tutto ciò è creato dal fatto che c'è poca manutenzione da parte del comune di Battiati, che non cura completamente la zona. E vicino dal punto in cui abbiamo descritto il problema dell'acqua che fuoriesce dal fiume Legatia, nella rotonda a 100 metri da qui esiste un tompino che assorbe, riceve l'acqua che arriva dai paesi qui a nord della città. Questo tompino, ogni volta piove, viene regolarmente alzato un pochettino affinché fuoriesca l'acqua per permettere il defluire normale e evitare che la condotta al di sotto possa scoppiare. Non si capisce il perché, è una cosa molto pesante, visto che l'acqua scorre, riempie tutta via Leucatia e scende verso via Novelle, creando molte difficoltà sia ai automobilisti, poi vicino c'è una scuola e crea difficoltà ai bambini e ai rispettivi genitori. Allora, siamo qui alla Timba di Leucatia, dove che i monaci benedettini al tempo fecero un corso d'acqua per portare l'acqua a Catania. Allora, se noi andiamo a vedere esattamente dalla sorgente dove sgorga l'acqua, ha una portata più o meno sempre quasi uguale sia in estate sia in inverno. Il percorso giustamente non è stato più curato. Allora cos'è successo? Che hanno creato qui sotto dove c'è via Lavatoio e via Manlio Manzella, hanno creato un tombino per poter smaltire quest'acqua. Allora cosa succede? A causa dell'ipomea, che è un'erba infestante, quindi sta coprendo questa grata, anche grazie a delle persone poco educate che buttano spazzatura, buttano un po' di tutto. Quindi questa grata per metà si è otturata, metà viene smaltita l'acqua durante il suo percorso, ma metà purtroppo finisce in via Leucatia, provocando dei disagi. Ora, essendo un'acqua dolce, che succede? Fa un, come si chiama? Un tipo di materiale che è come la saponata, per cui rende pericolosa il transito delle moto, delle macchine, delle persone. Una signora addirittura attraversando passando su quest'acqua, era scivolata, quindi si poteva anche farsi male se non si è riuscita a recuperare. Ora, no, non lo so, il sindaco di Battiati che non pulisce mentre quelli di Catania lo fanno, non capisco il motivo perché non lo fa. Qui è evidente, quindi non sta dando un servizio alla zona. Ora, io che faccio questa stradina tutte le mattine a prendere un po' d'aria e vedo queste cose qua, la puzza dell'acqua, le persone che hanno difficoltà ad attraversare, poi c'è la scuola qui sotto dove che i bambini devono attraversare su quest'acqua, le famiglie, insomma, quello che è proprio. Poi ci sono le macchine che camminando creano degli spruzzi, bagnandoli, vede delle scene di bambini bagnati dalle spruzze delle macchine, quindi non è che è una cosa bella da vedere. Signor Sindaco di Battiati, ma non lo so, cosa dobbiamo fare? Non è che può rimanere una cosa così, oppure si deve aspettare qualcuno che si fa male.